Ciao a tutti, come state? Lo so che questa situazione è un po' dura, è dura per tutti, ma vedrete che con un po' di pazienza, un po' di fiducia ce la faremo a superare anche questo momento e andrà tutto bene. Per la serie strumentini a musicali facili da costruire, con gli oggetti che riusciamo a recuperare in casa, con materiali di riciclo, con le cose che abbiamo sotto mano al momento, io vi propongo di costruire degli strumentini che sono facili da fare, ma non sono così semplici da suonare, ma noi ci proveremo. Allora, sono le maracas. Intanto vi faccio vedere la lista di tutto il materiale che serve. Allora, innanzitutto una vecchia scopa. Questa è anche un po' troppo vecchia, ma insomma, qualsiasi bastone con cui potrete fare due bastoncini che serviranno per fare il manico delle maracas. Poi due bottigliette d'acqua, mi raccomando, da mezzo litro, vuote, una frizzante e una naturale, così suonano diverse, magari, chi lo sa, no, è uno scherzo. Poi servono dei granellini tipo sassi piccoli piccoli, sassolini piccoli piccoli, oppure questi qua che sono i legumi secchi che servivano per il mio minestrone di questa sera. Servono dei chiodini piccoli piccoli, eccolo qua, molto piccoli. Poi tutto il materiale per decorare, carta colorata, nastri. Nastri adesivi, colori, tempere, chi più ne ha più ne metta, secondo la vostra fantasia. Io, per esempio, sono riuscito a recuperare delle vecchie bombolette di vernice spray, speriamo che funzionino. E poi del nastro adesivo da pacchi. Ora, magari aiutandovi con un imbuto, cominciamo a versare pian pianino tutti i granellini dentro la bottiglietta. Se per caso usate legumi secchi misti, cercate di togliere tutti i fagiolini o comunque i più grossi, altrimenti vi si incastrano sul fondo del becco dell'imbuto. Mettetene un discreto quantitativo, non ne servono tantissimi, però insomma 3 dita credo sia sufficiente. Ecco qua, penso che 2 dita sia il quantitativo migliore. A questo punto prendete uno dei bastoncini di cui vi avevo parlato prima. Vedete che qua io l'ho rimpicciolito, l'ho raspato via perché era troppo, il diametro era troppo grosso rispetto alla bottiglietta. Dovete trovare voi quello che riesce ad adattarsi meglio e lo infilate nel collo della bottiglia con un po' di attenzione, mi raccomando, senza schiacciare la bottiglietta. Ecco qua. A questo punto, con un nastro adesivo, ho visto che con un nastro così basso di carta si va meglio che non con un rotolo di nastro da pacchi, fate un po' di giri attorno alla bottiglietta, cercando di far aderire bene. Modo che sia bello bello fermo, bello fisso. Io ci metterò anche 2 o 3 chiodini con un martelletto, cercherò di battere dentro anche 2 o 3 chiodini in modo da farlo stare ancora più fermo. Ecco, come vedete, io sono andato giù in garage e ho piantato anche 3-4 chiodini per renderla più fissa, più ferma, più stabile, in modo che non si stacchi. Adesso farò un altro paio di giri di nastro e poi inizierò a decorarla. Vediamo cosa mi ispirerà la mia fantasia. E voilà, ecco a voi le mie maracas. Sì, è vero, sono un po' tristi come decorazioni, ma a casa avevo solo questi colori, non avevo neanche un pennello decente e non ho voluto uscire per andare a comprare. Perché? Perché si deve rimanere a casa, bravi, lo so che lo sapete. Comunque, l'importante è che suonino bene e che io possa divertirmi facendo un po' di ritmi, ascoltando un po' di musica. Così.
divertimento, buon divertimento anche a voi, buon lavoro e ciao alla prossima.